E salve a tutti amici, sono sempre Ricordo e benvenuti in questo nuovo episodio di Space Engineering, serie survival. Gente, c'è tantissimo da dirci, quindi partiamo subito. Ok, eccoci qua. Prima cosa, come potete vedere, cioè, ci sono le luci d'emergenza attive. Questo perché, guardate qua, adesso i pannelli solari si stanno riprendendo, perché fino a ieri che ho registrato, cioè non ho registrato ma ho fatto un po' di lavori off camera, i pannelli non stavano producendo per niente. Adesso comunque stanno ricevendo un po' più di esposizione, quindi dovremmo farcela. Io vi direi che andiamo a fare subito un bel recompile. Dov'è? Il solare. Pannello solare, no. Server. Ricompila. Eccolo qua. Vediamo se è ripartito. Sì, boh, a quanto pare era già nella posizione migliore. E dunque, adesso purtroppo le batterie sono scese sotto il 25%, vi ricordo, le luci rosse si accendono proprio quando siamo in emergenza e si spengono tutti i sistemi non necessari proprio per favorire il recupero di energia. Però andiamo a fare un attimo un recap di quello che c'è da fare, ok? Negli scorsi episodi abbiamo lavorato alla parte dall'altra parte della base dove vi porto adesso. Ok, fino qua abbiamo praticamente la pressurizzazione. No, in realtà anche di qua, ecco. I lavori che ho fatto, gli ultimi, sono proprio di qua. Ho sistemato questa zona che sarà un'altra zona d'entrata e poi mi sono fermato a questo piccolo spazio che sarà la nostra nuova zona di respawn. Io vorrei praticamente cambiare e dare questo come il centro della base. E poi siamo andati, cioè in realtà abbiamo lavorato in quest'altra parte che ci collega praticamente all'esterno e al nostro array di comunicazione, più alla zona di osservazione, ok? Cosa facciamo nell'episodio di oggi? Nell'episodio di oggi finiamo praticamente la base con gli ultimi dettagli, che sono appunto questa zona qua e sistemare ancora un po' il molo. Molo che però vi voglio far vedere perché ci ho lavorato un po' su. Quindi eccoci qua. Allora, dobbiamo accendere un po' la luce perché di qua purtroppo non si riesce a passare. Ecco, una cosa che potremmo fare sarebbe mettere una passerella. Ho lavorato un po' al molo, principalmente alla parte estetica del molo, andando a colorarlo. Qua abbiamo ancora la prima batteria che però ho messo in scarica, in modo tale che una volta che si è scaricata la possiamo, ecco qua, la possiamo poi smantellare. Esaurito fra 44 minuti. E ho sistemato questa cosa qua, ok? Adesso il molo è effettivamente illuminato. Le luci esterne le ho staccate dalla parte di emergenza. Ho fatto questa passerella che ci servirà principalmente per poterci muovere più tranquillamente e che arriva al connettore. Diciamo che gli ultimi passi sono finire con questi ultimi dettagli la base e andare poi a costruire la nave mineraria che vi ho fatto vedere negli scorsi video. Questo perché abbiamo necessità, davvero tanta tanta necessità, di andare a fare sti lavori con la nave mineraria, proprio perché ci serve una quantità spropositata di materiali. Anche questa nave qua, ok, non è mica finita. E quindi per forza dobbiamo lavorarci ancora. Quindi io vi direi che oggi andiamo appunto a lavorare sugli ultimi dettagli che sono sicuramente quella zona, questa qua, scusate, quella dove c'è l'infermeria. La facciamo carina e tutto. Aggiungiamo qualche dettaglio sugli LCD per le informazioni che mi possono servire e poi iniziamo a predisporre tutto per, scusate qua, per la nave da costruire. Quindi la nave mineraria. Potremmo dover uscire di fatto per andare a prendere un po' di minerali. Facciamoci un attimo una mezza idea di qua. Qua c'è lo stoccaggio, però non mi dice niente, giusto? Beh, allora, idrogeno e ossigeno ne abbiamo, ok. Sì, dobbiamo trovare un modo dove mettere, un modo o un posto dove mettere delle informazioni della base. E dunque, vediamo un po'. Allora, iniziamo con le cose semplici. Dunque, qua, la zona infermeria. Prima di tutto, un cartello. Illuminazione. Eccolo qua, medical rooms. Qua sopra no. Boh, lo mettiamo qua. Fantastico. Adesso le luci.
Ma vi direi possiamo fare questa qua sopra. Abbiamo così poche componenti di costruzione. Facciamoli un po' allora. Ok. Allora, sono queste tre, le ultime tre luci. Le inseriamo subito nelle luci interne base. Aspettate, le accendo un attimo. Aumentiamo il raggio, mettiamo 200 qua. Perfetto. Ok. Accendiamo solo queste tre. Eh beh, sì. Beh, adesso considerate che c'è anche il rosso delle luci d'emergenza, però. Meglio così. Dunque. Spegnetevi. E togliamole da qua. Luci interne base, boom, a posto. Adesso facciamo di qua. Però vorrei dare anche un po' più di carattere a questa. A questa zona. Non so se usare magari. Ecco, blocchi impalcatura anche. Ecco qua. Allora, pannello luminoso. C'è qualcosa che sta sparando fuori. Penso sia aria, non lo so. Ok, pannello luminoso. Ah, spegniti e via. Perfetto. Così è tutto ancora collegato al sistema di emergenza della base. Quindi per l'illuminazione e emergenza della base. Allora, stavo pensando. Qua al posto che fare questo. Ecco perché giustamente qua c'è un buco. Facciamo così. Aspettate che accendo un po' la luce perché sennò voi non ci vedete. Finito il mio ferro. Che scemo, gli assemblatori sono spenti perché siamo in risparmio energetico. Allora, il 25% di 3 megawattora sono 3 fratto 4 sono 0,75. Quindi 0,75 dovremmo esserci, scusate. Perché se eh sì, il 25% di 3 megawattora sono 750 kW. Ah, ok. Perché questa qua è in scarica. E quindi ce n'è una che è in scarica di fatto. Allora sì, probabilmente perché prende che questa qua è sotto il 25%. Quindi non me la fa caricare. Vabbè. Ok. No, meglio così, almeno si sistemano e si equilibrano da sole. Ah, fatemi vedere se vanno bene. Sì, ho acceso quelle della base proprio interamente, però. A posto. Benissimo. Quindi sì, siamo ancora in risparmio energetico, però ahimè è così. Poi ho aggiunto un supporto vitale qua per la sala medica, in modo tale che se ho bisogno di una scorta di bombole vado direttamente a mettere lì. E aggiungerei, vi dirò, una cosa, un armadietto. Esatto, un armadietto armeria oppure un armadietto proprio in generale, dove mettere delle bombole extra. Ah, guardate, preciso, perfetto, proprio. Qua mettiamo tutto idrogeno e qua mettiamo tutto ossigeno. La Madonna, ma non tengono niente. Scusate. Mi tocca metterne un'altra allora. Perfetto. Quindi adesso qua ho un po' di scorta di ossigeno e idrogeno in questi due armadietti. Benissimo. E vi dirò, per quanto riguarda l'infermeria, potrebbe anche andare bene così. Alla fine abbiamo supporto vitale. Questa che fa tutto. Ah, questo qua è il blocco nuovo per lo più. Quindi ci sta, decisamente. E poi abbiamo un po' di bombole in più. Ci starebbe metterci degli LCD che mi danno una mezza idea della base. Com'è messa, come sta andando. Quindi magari qua ci metterei, vediamo. LCD, informazioni base, perfetto. Direi power time, charge time. Beh, intanto partiamo con questi, vediamo. Idrogeno e ossigeno. Eccolo qua, solar batteries. Mettiamolo in colore. Allora, lo sfondo, ok, ci sta. Mettiamo green, bene.
mettiamo un 200, ok. Altro che... no, charge block, charge time. Ah, ok. Mettiamo oxygen, hydrogen. Ok, no, direi di no. Ok, allora, sistemato un attimo un... eccolo, questo qua era quello che volevo vedere. Oxygen e hydrogen. Quindi abbiamo 2 milioni di litri di idrogeno, 500.000 di ossigeno, perfetto. Merciless commerce, mining carriage. Ok. Usiamo power summary e cargo. Ah, boom, preciso, perfetto. Quindi abbiamo la produzione di pannelli solari. Quanto abbiamo nelle batterie? Siamo di poco sopra, quindi siamo al 25% di batterie. 25.3. L'output è quello, l'input è quello, fantastico. Ossigeno, idrogeno e quanto abbiamo di cargo. Bene, ho visto adesso che praticamente la nostra energia è al 25.3%, quindi perché non si è disattivata la condizione? Accumulatori, ok. Tu va bene se è esaurito tra 20 minuti, e ok, fa niente. Però il resto si dovrebbe perlomeno riattivare. Andiamo a controllare un attimo la condizione. Controller di eventi. Eh sì, perché dovrebbe partire. Output slot 1. Quindi emergenza start. Configurazioni. Luce emergenza, luce interna, assemblatori on, raffinerie off. Se è minore o uguale, devi dare l'1. A parte che si era rimosso qua e non so come mai. Eh sì, allora, praticamente... devo dire io adesso di tornare indietro. Perché sì, mi è andato in emergenza. Però, l'emergenza adesso è rientrata. Vado ad aggiungere qua la quantità di energia che hanno gli accumulatori. Eccolo qua. Vai, dimmi perché. Eccolo qua, batterie, perfetto. Siamo al 25.5%. Boh, così almeno abbiamo una mezza idea. Batterie, sì, me lo diceva già qua, però almeno qua si nota un po' di più. Fantastico. E quindi ci siamo. Boh, l'emergenza è più o meno rientrata. Ecco qua, qua cosa potremmo farci? Perché effettivamente sì, noi di qua ci passiamo, però vi dirò, non è che ci... tipo, la camera criogenica la possiamo anche togliere. Perché tanto non mi serve più a nulla qua. Il kit di sopravvivenza sì, ce lo metterei. Andrei a togliere anche questi, sinceramente, che tanto non servono. E a mettere magari delle impalcature. Anche perché tanto non me ne faccio niente io di sta zona qua, quindi a meno che non abbiate qualcosa che vi può venire in mente, ma vi direi che... tutto quello che potevo mettere l'ho messo, non... ora come ora non mi interessa tanto altro. E qua sì, va bene, teniamo il resto, ma giusto per comodità in caso fossi qua in zona. Ecco, qua è un bel container. Bel container piccolo, ci sta bene che è un aggancio. Fantastico, quindi questo qua lo chiamiamo container intermezzo supporto vitale. Eh sì, tanto qua abbiamo il supporto vitale, quindi non è che mi serve tanto altro. Sì, metterei un LCD con due informazioni. No, non posso nemmeno. Posso metterlo qua però, sì. E ci scriviamo LCD info gas. Vediamo se funziona così. Oh, yes! Generatore H2O. Però perché non... Sono entrambi rinominati. Per quale ragione non me li vuoi prendere? Ah, ok, perché andava rinominato. Perfetto. Generatore O2 H201 è acceso. È acceso, perfetto. Il comando in questo caso è working più questo filtro qua. Ok, dunque. Adesso andiamo invece nell'hangar, che però è di qua. Scusate. Ok, e qua è dove praticamente andremo a lavorare sempre. Pannello di controllo hangar. Blocco giunti, apri portello. Vediamo se l'ho bloccato. Ecco qua. Perfetto. No, torna pure indietro.
Andiamo a vedere un po' qua. Quindi, questo qua. Eccolo qua, pannello. Chiamiamo LCD hangar centrale. E ci andrei a mettere... No, inv list, ecco cosa. Ci andiamo a mettere inv list su quello che mi serve. Così togliamo le munizioni, le armi. Beh, il grosso praticamente. Vediamo. Eccolo qua. Sì, magari un po' meno, che te ne pare. Un po' troppo grosso così. Quindi facciamo 0.4. Però andiamo a togliere ancora qualcos'altro. Ci togliamo... i lingotti. Facciamo ore. Anche togliamo. Mi serve componenti lingotti. Vediamo se ce la fa. Componenti lingotti. Ah, tools. Tools devo togliere anche. Perché queste sono le cose che effettivamente mi servono. Mi servono sapere. Lingotti e materiali, sì. Ok, benissimo. E dunque ci siamo. Sì, ecco, una cosa, lì non si legge effettivamente, cioè devo salire qua sopra. E ancora non lo riesco a leggere. No, punto. Quindi andrebbe sistemato. Sì, perché se mi alzo qua riesco a leggere quello grande e basta, niente di più. No, quindi quello poi si sistema. Però va bene, qua mettiamola così, abbiamo sistemato anche qua. Quindi vi direi che adesso è il momento di andare a parlare un attimo di navetta mineraria. Ma proprio un accenno, eh. Questa qua è una nave da trasporto con attaccata sopra una nave da smerigliatura, giusto? Esatto. Più che la nave è l'aggancio. Quella lì è una nave grande per saldare. E questa qua è una nave da... una piccola pod da supporto. Noi ora come ora non riusciamo a costruire una nave delle dimensioni di quella che io ho prodotto. Non ce la facciamo e basta. Quella lì è parecchio grande. Questa qua ha soltanto del ghiaccio dentro. Fatemici pensare un attimo. Dovremmo fare tipo una conversione. Andiamo a vedere quali sono i minerali. Anzi, lingotti. Sì, vabbè, lingotti. G1. Quindi abbiamo 91.8 mila, scusate, 91.752 kg. Facciamo così, 92 tonnellate di cobalto, 121 kg di platino, 18 tonnellate di nickel, 1 tonnellata e 3 di argento, 263 kg di magnesio, ghiaia trascurabile, 53 tonnellate di silicio, 36 tonnellate di ferro e 0,27 kg di oro. Wow, siamo... un po' messi maluccio, eh. Effettivamente la nave trivella sarebbe una delle priorità principali. Togliamo il fatto che va bene, molti dei sistemi interni possiamo anche accroccarli, perché non ho bisogno della stanzetta interna, capito? Ma non è nemmeno quello il problema. Il problema sarebbero le tonnellate di ferro che dovrei andare ad estrarre per farla, perché comunque l'avete vista, è grossina. Quindi ci sarebbe quello come problema. E io navette trivella non ne ho. Posso fare una conversione per quella lì, ma sicuramente non ci risolve il problema. Oh, e questa si è scaricata, fantastico. Allora, io sono certo che ci siano ancora tantissimi lavori da fare su questa base, però vi direi che probabilmente il grosso l'abbiamo fatto. Poi... se vi viene in mente qualcosa che dobbiamo ancora aggiungere, cioè ditemelo e quasi sicuramente lo andremo ad aggiungere. Ok, e intanto andiamo a sistemare queste luci. Non ho un pannello di controllo, ma posso collegarmi tranquillamente alla base, esatto. Ecco qua, luce... queste luci angolari... oh shoot, dove sono? Vabbè, luci interne, fa niente. Queste qua sono luci esterne molo. Ecco qua, questa sì che è illuminazione. La giorna è illuminata. Sto pensando un attimo dove potrei raccogliere dei minerali. E io sono certo di avere i GPS. Ok, laggiù abbiamo platino, nickel, uranio, ferro. E allora, a me serve ferro, uranio e platino. Queste sono le grandi
risorse che mi servono. L'unica cosa è come. E io sono sempre più tentato di andare con questa a sto punto. Si fa una conversione di nuovo. Si passa da saldatrice a trivella e si va. Il problema è che questa qua è stata un po' martoriata, eh. In previsione di quello che dovremmo fare, io inizio a far produrre un bel po' di roba al master qua. Tipo 5.000 di questi, 5.000 di queste, perché gli assemblatori sono spenti. Ok, produzione, perfetto. Poi ti direi 1.000, 4.000 di questi. E considerando che ci ho messo anche qualche batteria, ti direi, beh, 2.000 di questi assolutamente. Oh, vabbè, 900, ok, ma facciamo 1.200, 1.000. E dei tubi d'acciaio grandi. 1.000. Tanto so già che non mi basterà il ferro. 82.000 di ferro servirebbero. Ciao. Non ce le abbiamo, ci abbiamo 36.000, che non ci basterà per niente. Ok, andiamo. Vi direi che andiamo verso... Dov'è l'uranio? Perché tanto mi servirà tutto. Ferro, platino. E c'era il punto con uranio. Eccolo là, laggiù. Andiamo là. Verso il platino, nickel, uranio, ferro. Perché prendo rispettivamente platino, ferro e uranio. Per iniziare. Allora, qua c'è uranio e ferro. Uranio e ferro. Non ho un server qua, vero? Non sarebbe stato comodo avere scritto qua quanto mi mancava per i minerali. Oh, basta. E quindi l'uranio a posto, 50.000. Adesso andiamo a prendere il ferro. Qua mi sa che prenderò anche un po' di pietra. A parte che, vabbè, rende molto di più il ferro. Ho già 72.000. 426, 428, dai dai, un ultimo affondo. 460, 480, 496, 506, per il signore là dietro con i baffi, perfetto. Siamo già belli caricozzi, siamo un po' carichi così. Non ci preoccupiamo, però adesso con il ferro siamo a posto, andiamo a prendere direttamente il platino. Eccolo qua. Tu mi sembri... Perché vorrei dire platino, ma non mi sembra platino? Probabilmente lo è, però. Vieni qua. È esatto, è platino. Sei buono. Ok, col platino ci carichiamo, ragazzi. Ma proprio ci carichiamo a bestia. Quanto abbiamo ancora di carico? Siamo a metà. Non vi dico che ci riempiamo a metà di platino, perché poi non ci muoviamo, però... Dobbiamo caricarci parecchio. Eccolo lì. Vai. Iniziamo. Già avere 100.000 di platino ci mette una vita. una vita per processarli. Il problema è che tra tutti questi... Ok, noi abbiamo 50.000 di uranio, però è... Cioè, è assurdamente... Cioè, scusate, di massa, se parliamo di chili, ok, in volume chiaramente sono più piccoli. Però, mannaggia... È molto più denso, così come il platino, l'uranio sono molto densi, quindi la nave soffrirà tantissimo per gli spostamenti. Già adesso sta soffrendo, figuriamoci. 124.000 di platino, sì, dai, va bene. Non mi sto a riempire di più. Poi piuttosto scavo un po' di pietra quando arriviamo alla base. Eccoci di ritorno alla base, siamo di nuovo con gli smorzatori spenti perché stavamo rallentando troppo velocemente. E quindi... Siamo a 70 metri al secondo, a 5 km dalla base. Vai. Raffinerie.
Quindi le raffinerie sono partite. Bene, 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 bene. Allora, entriamo dentro. Perché voglio andare a sistemare personalmente le raffinerie. Ovviamente diamo la priorità al ferro e al platino, che sono le cose che ci servono. Il ferro perché lo processa più velocemente, il platino perché ci serve molto più, con molta urgenza. E l'uranio invece ci servirà alla fine per dare energia a tutto. Eccole qua. Allora, fatemi andare ad un pannello qualsiasi. Raffinerie, allora, ferro. Vai. Allora, vi svelo una piccola chicca. Praticamente, se noi adesso togliamo qua l'uranio, cosa che facciamo, nel momento in cui finisce il ferro, lui si va a prendere il primo minerale disponibile nel primo stoccaggio disponibile. Quindi, se qua finisce il ferro, qual è il primo minerale disponibile? Ferro. Va a prendere ferro. Quando sarà finito il ferro, una delle raffinerie andrà a bruciarsi la pietra, ok? E poi passerà al platino. Adesso facciamogli fare pietra, grazie. Ok, benissimo. Bene, così andrà a fare ferro. In realtà una potrebbe fare platino, vi direi. Togliamo il ferro, carichiamola di platino, anche perché il platino ci mette molto, molto di più per essere processato. Cioè, guardate. Gli assemblatori avevano già finito tutto. Avevano già finito tutto il ferro. Infatti stiamo andando a mettere ferro, ma in realtà ci sono gli inventari che se lo stanno già prendendo. Perché se andiamo in produzione, guardate che adesso andrà pian piano, ecco, a produrre lastre. Però in realtà siamo un po' fermi per via del ferro. Allora, io direi che a questo punto tutto quello che serve per la costruzione della nave è stato affrontato. La prossima volta, la prossima sessione, quello che. La prossima missione, la prossima. Il prossimo episodio, scusate, non ce la faccio più. Tra bootcamp e altro, non so più come chiamare queste cose che facciamo qua. Sono episodi, comunque. Il prossimo episodio, quello che andiamo a fare è lavorare sul molo, metteremo giù un sistema di proiezione e inizieremo a costruire la nave trivella, che vi ripeto avrà una quantità spropositata di materiali necessari, tra cui il ferro, ma davvero ci sarà una quantità enorme di ferro necessaria, però appunto ci servirà per andare a raccogliere molto più facilmente molti più materiali. E devo far andare avanti semplicemente le raffinerie. Ok, probabilmente mi metterò un LCD qua da qualche parte che mi fa un resoconto più o meno dei materiali che stiamo processando, così che non debba andare in qualche altra stanza o cliccare su un deposito per vederlo o su un inventario. L'ultima cosa che facciamo, proprio l'ultimissima cosa che andiamo a fare, è dare il nome alla stazione. Allora, questa qua sarà la stazione spaziale d'orbita alta Orione. Mi piace. Vi dico ragazzi, questa stazione è ben lontana dall'essere perfetta, ma nel totale del lavoro che ci abbiamo fatto sono estremamente convinto che sia bella. Sono molto soddisfatto di come è venuta e sono certo che in alcuni frangenti potesse venire meglio, ma questo non è un lavoro finito, ok? Il vostro feedback in questo caso è importantissimo e vorrei davvero sentire come possiamo migliorarla ancora? Alla fine noi qua dentro ci vivremo per tanto tempo, visti i grandi progetti che abbiamo. Cercherò sempre di più di curare i dettagli, andando ad aggiungere LCD, ottimizzazioni e tutte queste cose varie. Ed è per questo che vi chiedo ancora del feedback. Mi raccomando, ragazzi, è estremamente importante. Anche banalmente il feedback di quest'ultima zona che abbiamo messo, fatemelo sapere. Mi rendo conto che è un po' scarna dal punto di vista dei colori, ma questo davvero è l'ultimo dei problemi. Penso che nel momento in cui ho 5 minuti per sistemarli, li vado a sistemare. Anche perché tanto adesso le raffinerie dovranno stare accese per Dio solo sa quanto, quindi
il tempo da far passare non mi mancherà. E a questo punto vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate di questo video. Ulteriormente, ragazzi, datemi un feedback, un parere su questa base e cosa vorreste vedere. La serie ormai è qualcosa di imprescindibile su questo canale, è diventato un grande e fedele compagno che mi segue da anni, quindi è solo che nel mio interesse portarla avanti. Vi ringrazio ancora tutti tantissimo per avermi seguito. Come al solito io sono Gold e noi ci vediamo con i prossimi video. Bye bye.